che parto. E la vita, la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa. Sempre un giorno di festa. Ciao! Buonasera pubblico di Onda Rivu, è quello di vivere la vita. Alzi la mano chi si ricorda la prima puntata del 2018 della nostra trasmissione del lunedì. Non vi vedo, io non ho la possibilità di vedervi dall'altra parte dello schermo, ma già immagino nessuno, perché come si fa? Era l'8 gennaio 2018. Allora, da qui l'esigenza, proprio in questi tre ultimi lunedì del 2018, un anno che su tutti i fronti per noi è stato impegnativo, è stato importante anche come simbologia, come numero, vogliamo procedere con una marcord, perché questa rubrica vi ha fatto, vi continuerà a fare compagnia tutti il lunedì sul canale 18 del Digitale Terrestre Onda TV, per offrirvi che cosa? Uno spaccato della quotidianità, non le storie delle istituzioni, di chi vediamo ogni giorno già a Onda TG in primo piano, in prima linea, ma le persone che incrociamo nelle piazze, nelle strade, nei quartieri delle città, Sulmona, la Valle Peligna e il centro Abruzzo, quindi persone che incontriamo tutti i giorni. E ripercorrere tutto il 2018, di vivere la vita in un solo lunedì sarebbe davvero troppo. Per questo oggi cominciamo questo viaggio, questo ciclo di Amarcord, di Rewind, di vivere la vita del 2018, e torniamo proprio alla primissima puntata con una donna, Alicia Mampieri, che poi il caso ha voluto e qualche settimana fa ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Introdacco. Ma noi l'abbiamo conosciuta come donna, come dirigente in pensione del Ministero delle Finanze, come donna impegnata nella poesia e nella cultura con tutti i suoi testi che ha scritto per il suo amato paese Introdacco. E quindi rivediamo uno stralcio di quella intervista. Di fronte, una condottiera, si è spesa sempre per l'ambiente, per il suo paese di Introdacqua, una donna impegnata nelle istituzioni, nella politica, nella cultura, ma andiamo per gradi, perché la famiglia ha sempre una certa influenza sullo sviluppo, sulla crescita armonica della persona, una famiglia patriarcale la sua, sì. Quindi quanto è stato importante per tutto il suo percorso di vita? La famiglia è stata molto importante, perché io sono l'ultima figlia di una grande famiglia di 8 figli e mia madre era una pronio, cioè discendente di quel capomassa del Giuseppe Pronio che tenne testa ai francesi proprio in questa zona, ma anche in tutto l'Abruzzo, nel periodo dell'invasione napoleonica. La mia cultura viene da quando ero bambina. Certo. Quando io ero bambina c'era la guerra e mio padre era militarizzato in Africa orientale. E quando tornò io recitavo a mio padre, avevo solo 4 anni, i versi della Divina Commedia. Insomma, fin da subito, perché, no? Perché mio fratello frequentava il magistrale e quindi io, ascoltando mio fratello che leggeva i versi di Dante, li ripetevo e li avevo già imparati. Allora, l'adolescenza insomma, è stata è intrisa, piena di momenti particolari. Il primo, questa rivolta popolare che ci fu di Ammamò. Sì. Alicia Mampieri era adolescente e quindi c'è stato questo spirito di coinvolgimento. Come te la ricordi questa battaglia? Me la ricordo benissimo, perché io frequentavo l'Istituto Tecnico Commerciale al Palazzo Mazzara, di fronte al Palazzo San Francesco a Sulmona, ed eravamo tanti di Introdacqua, tra cui c'era anche Domenico Susi, mio amico d'infanzia, che poi è diventato deputato e sottosegretario alle finanze per 9 anni. E mi ricordo che quella mattina il preside Santilli, dopo che era stato portato via il distretto di notte all'Aquila, ci fu la rivolta e il ministro dell'interno di allora, Scelba, mandò i celerini, si chiamavano, noi li chiamavamo i scelbini. E quindi Sulmona venne invasa da questi celerini e noi restammo imbottigliati la mattina del 2 febbraio dentro l'istituto tecnico, tanto che
il preside ci disse cominciate a uscire, perché verso le 2 dovevamo uscire, però ci trovammo in mezzo alla folla e mi ricordo che ci siamo presi anch'io tanti lacrimogeni, che avevo il viso gonfio, e riuscimmo ad arrivare a Sant'Antonio, alla chiesa, ci rifugiamo là dentro e aspettammo la sera, che poi finì, si potete scendere per via Trieste e ritornare a piedi dentro d'acqua. E quindi siete rimasti bloccati in mezzo alla folla che ovviamente manifestava per il distretto militare, no? Però io vorrei dire anche che mentre noi eravamo all'istituto tecnico, io, Domenico Susi ed altri di Sulmona, che poi si sono affermati anche loro da politicamente, abbiamo creato un giornalino, il Pi Greco, di cui conservo una copia. Una copia, un resto, no? Quasi una reliquia, perché a partire dagli anni dell'adolescenza. E peraltro ritroviamo la tua testimonianza di Ammo nel libro dell'ex sindaco di Sulmona, Lando Sciuba. Da una grande donna a un'altra, Marisa Zurlo, un'insegnante in pensione, ha dato tanto, ha dato l'anima, ha dato la passione al mondo della scuola, tant'è che per le strade della città la fermano la maestra Marisa, ancora si ricordano i suoi alunni, con lei sono cresciute intere generazioni. Quella voglia, quella passione, quell'anima poi l'ha trasferita anche sul palco come regista, come presidente dell'associazione culturale Arianna. Da un lato la soddisfazione di vedere i suoi alunni crescere dal punto di vista umano, prima che intellettuale, perché è stata maestra di scuola primaria, e poi dall'altra parte la soddisfazione degli applausi del pubblico quando il pubblico ha capito, ha gradito e ha colto il messaggio che ogni opera vuole lanciare. Ma dietro un'associazione di teatro amatoriale quante difficoltà ci sono per organizzare gli eventi, per reperire risorse. E quindi rivediamo anche una breve intervista, uno straccio di intervista alla storia di Marisa. L'adrenalina per ogni attore è il pubblico, e credo che tu hai sperimentato due forze differenti, chiamiamola così, la forza degli alunni, che la forza che riceve l'insegnante, no? E la forza invece che può ricevere la presidente di un'associazione culturale, andare avanti nonostante qualche momento di sconforto, forse anche delusione, che è inevitabile. C'è questa forza? Beh, quanto è importante questa sì, forza? Sì, come dicevi tu, nella scuola ti senti più protetta, perché comunque vivi ogni giorno con gli alunni e vivi ogni giorno con delle famiglie che naturalmente approvano quello come tu svolgi il tuo lavoro, e quindi in un certo senso c'è un certo involucro che ti avvolge e ti protegge. Quando si tratta di essere la presidente dell'associazione Arianna, sicuramente anche qui c'è tutto un insieme di situazioni che ti rendono forte, però ci sono anche momenti in cui puoi avere qualche sconforto, qualche debolezza pure all'interno, perché non è sempre facile poter portare avanti un gruppo di 50, a volte pure 60 persone. E nello stesso tempo però, io almeno parlo personalmente, quando mi sento più debole per qualche motivo, magari può essere pure tecnico, non niente di particolare, però in quel momento mi riviene una forza interna che mi fa andare avanti, e c'è una mia amica ormai 92enne che è di Roma, che ha fatto una marchesa, una nobile, che ci ha conosciuto quando facevamo Andrea Rinaldo in campo, e da allora non ci ha più abbandonato, perché si sente una nostra fan. Addirittura mi dice sempre, ormai ho 92 anni, non posso, perché sta a Roma, non posso venire continuamente quando voi fate gli spettacoli, però considerami in terza fila. Si chiama Dedè questa signora. E tu hai lo sguardo alla terza fila, no? Sì, c'è la terza fila. E l'hai. Quindi dice sempre, mi raccomando, non mollare mai, vai avanti, non smettere mai,
perché fai del bene a te stessa, ma soprattutto agli altri. Beh, sono importantissime queste figure di riferimento, no? Che poi più delle altre ti aiutano a ti danno la forza, il vigore, eccetera, perché c'è bisogno anche di questo. Certo, e riguardo il tuo impegno nel sociale, tu in tutti gli eventi, le interviste, hai avuto e hai questo pallino del teatro di società. No, ma un buon pallino, perché la forza, cioè l'importanza di riuscire a inglobare nel teatro tanto la diversità, quanto i bambini, quanto gli anziani, per non lasciarli soli in un momento delicato della vita. E lì si è aperto tutto un progetto di grande rilievo sociale. Sta riuscendo questo progetto e si è rivelata vincente questa formula del teatro di società? Sì, secondo me si è rivelata vincente perché sono ormai 4 anni che lavoro con gli anziani, però io non ho mai voluto vedere gli anziani come un ghetto, cioè solo loro che lavorano, solo loro che fanno qualche cosa, che si esprimano. Ho sempre cercato di portarli verso altre persone, quindi verso i bambini, verso gli adulti, verso anche loro sono adulti, certo. verso magari i più giovani, diciamo così, no? Proprio perché a me piace vedere questo rapporto che ci può essere fra un anziano di 82, 83 anni e magari un giovane trentenne. Perché non farli dialogare? Perché non farli stare insieme per portare avanti uno stesso obiettivo? Quindi l'obiettivo deve essere lo stesso, quello di stare bene con se stessi, con gli altri e per poter andare avanti nella vita in maniera serena, tranquilla e felice. Perché io dagli anziani vedo felicità, forse più di quanto ne possa vedere fra un ragazzo o un giovane di 50, 60. In loro c'è la felicità negli occhi e questo è importante. Io quando vedo quegli occhi che brillano, quando sanno che devono cominciare a provare pure qualcosa di nuovo, ecco, adesso per esempio stiamo provando e loro sono contentissimi, In miseria e nobiltà. Un grande capolavoro che però li rende felici, anche perché poi, anche per loro, io ho lo stesso metodo, non è un copione che sta lì perché ci viene scritto da un autore, per carità, autori grandissimi, però viene rielaborato. Ma non viene rielaborato solo da me, viene rielaborato anche da loro, perché loro certe volte non si rendono conto, magari ufficialmente, però avendo la possibilità di poter dire le loro impressioni, le loro difficoltà, insieme riusciamo a lavorare in maniera cumulativa. Diciamolo, quando l'anziano, l'adulto, chiamiamolo così, si mette in gioco sul palcoscenico, anche il bambino e il più giovane si sente al sicuro, no? Perché si realizza questa complicità, o no? È così? Certo, sì, si realizza quella complicità e poi per un bambino vedere che il proprio nonno calca quelle scene, che quindi può dare ancora molto alla società, alla vita, a tutti, è un fatto importante per la sua formazione. Perché capisce che comunque nella vita c'è una crescita, però c'è anche un'attenzione da parte di... E questo, diciamo, questa prima puntata dedicata alla Marcord di Vivere la Vita 2018, noi la vogliamo chiudere con la storia, una storia che ci ha commosso. Era proprio qualche giorno dopo la festa della liberazione della giornata del 25 aprile. Stiamo parlando di Gilberto Malvestuto, che è l'ultimo ufficiale in vita della Brigata Maiella. I racconti di quei giorni prima della libertà. Gli abbiamo fatto una domanda: ma chi sono i prigionieri 2.0, i prigionieri di oggi? Non esistono, perché lì non si poteva parlare, perché lì non si potevano fare quei tempi davvero tante cose, e quindi un'intervista fu una testimonianza a cuore aperto. Noi rivediamo qualcosa. Grande amore per l'Italia, no? Per questo paese. Nemmeno a dirlo, chi sono secondo lei i nuovi partigiani? I nuovi partigiani non esistono.
non esistono perché non possono rivivere quell'epoca storica durante il fascismo in cui bisogna stare zitti, non bisogna fiatare. Io per non aver frequentato la pre-militare, allora il sabato il governo, diciamo lo Stato, il governo mussoliniano aveva ordinato che tutti i sabato i giovani che non ancora avevano raggiunto l'età dei 21 anni dovevano frequentare questa premilitare, e la premilitare faceva uno o due affidati a dei fascisti che credevano di essere i padri eterni, i destinatari di istruttori. Quali istruttori questi qua? Loro istruivano alla prepotenza, alla violenza. Non faccio nomi per motivi così, per rispetto alla mia persona e per rispetto a voi che mi ascoltate. Ah, ecco, ricordo pure che quando a Siena fuggimmo, ci dovevamo adattare per fuggire, dovevamo prendere mezzi di fortuna e prendemmo da Bologna, io stavo a Siena da sottotenente, appena nominato sottotenente fui assegnato a Siena. Da Siena l'armistizio dove mi sorprese, io fuggì con altri amici di cui ricordo ancora adesso, non ricordo il nome, lo vedo il cognome, lo sfumato, ma il morto è quello costante di Barbetta, era dall'Accademia di Modena. Quando fuggimmo con 60 lire, questo autista ci portò sul Trasimeno, e poi da Trasimeno con quest'altro collega ufficiale effettivo, Giorgio Valente, dal lago di Bracciano prendemmo prima un treno di fortuna, ci portò all'Aquila, dall'Aquila con altri mezzi di fortuna a Sulmona, e a Sulmona ricorreva sempre il grido "Vanna Chiappen", non so se l'avevo mai sentito dire, "Vanna Chiappen", e quindi bastava che uno dicesse "Vanna Chiappen" per fuggire. Era l'alto là, Vanna Chiappen, e bisognava stare attenti. Le strade deserte, poi sono usciti gli eroi, io c'ero anche io, ma dove sei stato? Dove sei stato? Stai sotto il letto nascosto, in attesa che arrivassero tempi migliori. Vedete come si intrecciano in questo momento i ricordi, insomma, le vicende dell'epoca, le vicissitudini. Allora, l'ultima domanda sull'anniversario della liberazione, che cade fra due giorni, 25 aprile, è evidente che non può essere solo un giorno di relax o un giorno rosso sul calendario. Quindi che cosa si sente di dire alle giovani generazioni? In questo momento io lo sto sentendo, proprio adesso, la libertà. Oh, ecco, mi sentite adesso? Mi sento libero, libero di camminare, di andare lì, là, dovunque voglio, senza chiedere permesso a nessuno. Io purtroppo devo chiedere permesso alla carrozzella, perché su due piedi non posso camminare. C'è la mia badante, cara badante, che mi assiste e alla quale voglio tanto bene. Senza di questa gente si rimane paralizzati, però dentro di me sento la forza di poter camminare. Io in questo momento vedo attraverso quello spinaglio, vedo la villa quando facevamo le sfilate, oppure quando io ci passeggiavo con mia moglie, era durata mia moglie, lei passeggiava là, quei sedili, seduto lì, mi alzavo, facevo il comodo mio, perché ero padrone di me stesso, delle mie azioni. Bisogna celebrare questo 25 aprile. Bisogna celebrarlo per ricordare alle generazioni, che l'ho detto poc'anzi, per celebrare la ricorrenza della resistenza, proprio perché i ragazzi sappiano, l'ho detto poc'anzi, mi dispiace dover ripetere le cose, sappiano che cosa è la dittatura, sappiano che cosa è la dittatura. Io ricordo che un giorno stesso ero ricercato dai fascisti, perché qualcuno aveva segnalato che io ero un ragazzo antifascista, pensavo, invece io non ci pensavo nemmeno, non sapevo nemmeno cosa fosse l'antifascismo, allora ero un giovane inesperto. Quando mi fu detto che questo mi andava cercando, allora me ne scappai a Capracotta, aiutato anche da un mio compagno di scuola, un certo Gabriele Mosca, mio compagno di scuola che adesso vive a Bugnara in un collegio, in una casa di riposo.
Quindi poi la, ecco, la villa comunale, ricordo le passeggiate, la scuola Capograssi, la scuola come si dice, di Gabriele D'Annunzio, dove ci ho fatto le magistrali, proprio qua vicino. Bene, quindi grazie per averci seguito in questo primo dei lunedì di Rewind, di Vivere la Vita. Quante storie abbiamo raccontato, quante ne racconteremo ancora, ma con la Marcord per la seconda parte. Noi ci vediamo lunedì prossimo su Onda TV, canale 18 del digitale terrestre. Buona serata e viva la vita!